al Presidente Baccherini e alla FIAIPA per l'invito e per l'opportunità di parlare in questa dell'occasione. Ma io dico come prima cosa che se possiamo parlare di questi temi, cioè dell'efficientamento energetico degli edifici con questa tranquillità, con le giuste, diciamo, prospettive, programmi della FIAIPA con la quale mi complimento, è perché la direttiva che verrà approvata la prossima settimana non sarà la direttiva iniziale, il testo iniziale della direttiva. Questo io voglio dirlo perché è importante dirlo, perché il testo iniziale della direttiva non consentiva di fare questi discorsi giusti, sacrosanti, ai quali io aggiungerei un altro aspetto, ma lo dico fra un secondo, e quindi insomma i sondaggi, abbiamo sentito le opinioni, tutto quello che serve per portare all'obiettivo di migliorare l'efficienza energetica di edifici e quindi anche abbassare le bollette dei nostri cittadini, perché quello è uno degli elementi, diciamo, non diciamo che quello che interessa di più perché sarebbe troppo politicamente scorretto, però voglio sottolineare fortemente che quel testo di direttiva per 2 anni non avrebbe portato a questa tranquillità e rivendico il fatto che c'è chi si è opposto fermamente. Cito solo me stesso, cioè la Confindustria, che l'ha fatto con più forza, ma doveva, io rivendico il fatto di aver spinto con molta anche nettezza su quel piano, ma segnalo anche, visto che siamo una sede di una banca, l'azione svolta dall'ABI, dall'Associazione Bancaria Italiana, che non a caso diceva delle cose che si collegano poi a quello che diceva il Presidente Baccherini poco fa, cioè era preoccupata per i rischi che degli obblighi così stringenti, vicini, irrealizzabili di fatto, ma avrebbero comportato per le proprie garanzie bancarie, appunto, e quindi le scadenze del 2030, 2033, 2036, eccetera. E poi parlava di un rischio per l'economia in generale, conseguente a questo. È cambiata la prospettiva, ma la data del 2050 alla quale faceva riferimento Vincenzo Campo in apertura, io credo sia comunque un qualcosa di poco, diciamo, realistico da immaginare, quindi credo che si debba ancora mettere mano a quella direttiva, magari nella prossima, diciamo, legislatura europea, perché altrimenti il discorso, e vengo alla sollecitazione ancora di Vincenzo Campo di poco fa, il discorso è di migliorare gli incentivi, rivederli, rimane teorico. Che non c'è nessun sistema di incentivi, a mio avviso, che possa portare per il nostro immenso patrimonio immobiliare ai dati che ci chiede l'Unione Europea, mettiamo come si dice, ce lo chiede l'Europa. Comunque, ormai è un provvedimento che la prossima settimana sarà approvato dal Parlamento Europeo in plenaria, quindi è un provvedimento di tutti, dei partiti, eccetera. Non ci si arriva, non c'è modo, non credo ci siano le risorse, non c'è super PNRR che tenga per fare tutto ciò. Quindi dobbiamo fare le azioni che vengono richiamate anche qui, i nuovi strumenti, per esempio, che segnala, che ho ascoltato la FIAT mettere in campo anche per comprendere meglio diciamo, gli elementi che determinano l'efficienza energetica, perché io mi sono segnato un'espressione rilevata degli agenti immobiliari che parlava di scarsa fiducia nell'etichettatura, credo che il riferimento fosse agli attestati così come sono. Sappiamo che gli attestati di prestazione energetica, non solo in Italia ma in tutta Europa, soprattutto all'inizio, ma purtroppo ancora oggi, spesso sono dei pezzi di carta privi di valore, ed è anche da sottolineare, come veniva detto poco fa, che quelli che rileviamo, che rileva l'ENEA, eccetera, sono i dati sugli attestati, quelli una minima parte di nuovi, quelli scambiati, no? Compravenduti, mentre c'è un'immensità di altri immobili che sono quasi tutti in classe G probabilmente, no? Non possiamo fare percentuali perché non li conosciamo, ma moltissimi sono in classe G, naturalmente sono, diciamo, non compravenduti anche immobili ad alta efficienza energetica. Quindi, credo che si debba lavorare per far sì che ci siano tutte le migliori condizioni per piano piano raggiungere, piano piano però sottolineo, raggiungere i migliori obiettivi. Però non dimenticando un altro obiettivo, non è il tema di oggi, ma io credo che quando si parla di patrimonio immobiliare italiano, non europeo,
italiano non si debba dimenticare una esigenza fondamentale, e anche questa la richiamava l'ABI in una, insomma, un documento depositato in Parlamento poco più di un anno fa, l'esigenza del miglioramento sismico dei nostri edifici, perché se noi, spinti certamente dall'Unione Europea, che è quello come obiettivo, è quello nel PNRR, è quello in tutti i documenti, c'è quello in tutte le indicazioni delle ricerche universitarie, c'è il green dappertutto, siamo tutti favorevoli al miglioramento dell'ambiente e anche dell'efficienza energetica dei nostri immobili, ma a differenza degli altri paesi europei, la quasi totalità dei paesi europei, noi abbiamo un'altra esigenza, che è quella del miglioramento sismico, e quindi già ai tempi del sisma bonus e ecobonus noi dicevamo stiamo attenti a non concentrarci solo sugli interventi di efficientamento energetico, altrimenti raggiungiamo il risultato, in molti casi purtroppo anche questo super bonus si è raggiunto, di migliorare dal punto di vista energetico le prestazioni dell'immobile e non preoccuparsi, in certe zone bisogna preoccuparsi della sicurezza sismica di quell'immobile. E da questo punto di vista mi viene in mente anche il discorso che dobbiamo, secondo me, continuare a ricordare della necessità di rilanciare i nostri borghi e le nostre aree interne, perché è importante, oggi si parla naturalmente soprattutto di grandi città di provincia, ma comunque di mercato immobiliare florido, e che speriamo sia sempre più florido, e ho ascoltato con interesse i tanti dati forniti dalla FIAI, però dobbiamo preoccuparci anche del fatto che possa tornare, diciamo, a vivere un mondo bellissimo che abbiamo e che anche qui altri non hanno, questa è una cosa positiva che altri non hanno, quella un po' più negativa, e quindi favorire la rinascita dei nostri borghi anche con interventi di efficientamento energetico oltre che di miglioramento sismico. Con riferimento alla locazione, l'altro richiamo che faceva Vincenzo Campo, intanto ho letto con interesse e ascoltato con interesse da parte del Presidente del Centro Studi dati sull'aumento della pressione e dell'interesse sul mercato dell'affitto, sappiamo, determinato soprattutto dalla questione mutui, no? E quindi una maggiore necessità di rivolgersi al mercato della locazione rispetto a quello della compravendita, ma ricordiamo condizionato anche dalle difficoltà che i proprietari hanno nel possesso dell'immobile, perché la quota attuale di disponibilità di immobili in locazione sarebbe molto più alta se ci fosse più fiducia, ce lo diciamo sempre, ce lo dobbiamo continuare a dire, anzi lo dobbiamo continuare a dire all'esterno, alla stampa che è qui, e alla politica, perché se si daranno più garanzie ai proprietari e se si interverrà anche sul piano fiscale ancora, per esempio c'è spazio sull'IMU per fare qualcosa dal punto di vista dell'incentivo, credo che questa fetta di mercato possa ampliarsi, e anche qui è bene che non ci sia quell'approccio iniziale della direttiva, perché uno degli effetti che avrebbe comportato l'obbligo diretto con date precise a partire da pochi anni in avanti sarebbe stato anche un effetto di aumento dei cambi di locazione, perché questo accade, o comunque anche di ulteriore sparizione dal mercato del mobile, perché se poi io proprietario devo prospettarmi un intervento di efficientamento energetico forte, chiaramente tento di rivalermi sull'inquilino, quindi inserire nel canone quell'intervento, ma non sempre trovo un inquilino capace di sopportare tutto questo. Quindi se continuiamo